Ciao a tutti, fan del mio canale. Sono contento che siate qui a visualizzare il mio nuovo video, che spero vivamente vi possa piacere. L'idea mi è venuta grazie al video di Kokeshi, ma anche alle uscite a Sekumiago, dove questo gioco spesso viene proposto. Bene, ovviamente per non rendere il gioco facile, non potevo decidere io nomi da bombare o passare, quindi ho chiesto a mia moglie di darmi una mano, come vedete da questi messaggi. Ecco la lista completa, non di Eriko. La prima, come mi aspettavo, è Follettina Creation. Beh, che dire follettine follettine, la prima la passo. Becky J invece me la bomberei di brutto, anche se non so chi è. Barbara D'Urso è una delle donne più discusse in Italia, c'è chi la ama e chi la odia. Dal punto di vista visivo, è ancora una bella milfona, quindi bombo. La famosa Scarlett Johansson, beh non è niente male la biondona, che mi bomberei volentieri. Io ci scommetto che a parte Follettina, le bomberò tutte. Martina dell'Ombra, che spero non debba vivere all'ombra delle altre persone, ma che d'estate possa stare all'ombra, è una bella ragazza, quindi bombo. Ecco come smentire ciò che ho detto poco fa. Rosario, ti stimo, sei un grande e mi fai spaccare, ma non ti bomberai mai. Non ci sono più gli uomini di una volta. Basta! Dove sono questi uomini? Voglio essere stuprata a sangue! Se dicessi di voler bombare Beyoncé, Re Boomer sarebbe geloso, ma lui non esiste, quindi bombo. Maria De Filippi, la donna con la voce più maschile della TV italiana. C'era quando guardavo Italia's Got Talent. Ma non è il mio tipo di donna, quindi balza. Gemma, non del Sud, rinomata per la vicenda con Tina Cipollari, dove quest'ultima è uscita, non è neanche lei il mio tipo. Passo. Con tutti sti passo, sembra che sto parlando al walkie talkie. Ed ora un attimo di pubblicità, torniamo tra poco in studio. Io di patatine ne ho prese tante. Gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. 1, 2, 3, 4. Ti serve un professionista, un personal trainer, un architetto, un fotografo? Vai su prontopro.it, confronta i preventivi e scegli quello che fa per te. E bentornati nel mio bellissimo video, ora possiamo continuare con il bombo passo, ed ora tocca a Simona Ventura, che non è fidanzata con Vashish. Non è il mio genere di bellezza preferito, ma in confronto alle ultime citate, lei è meglio. Quindi la bombo. Con Penelope Cruz si torna a ragionare. Sembra Virginia Raggi, che per me è una bella donna, quindi me le bombo tutte e due. Franca Leosini è una giornalista, ma giuro che non la conoscevo, e non è l'unico nome nella lista. Ma, non mi attizza, e già dal nome Franca si partiva male, per cui passo. Passo parola. Stop al tempo. Credo che tu non faccia ridere. Whitney Tore. Ma dove cazzo l'hai cagata? XD. Probabilmente in uno di quei programmi in cui la gente deve dimagrire. Passa. Non è normale definirsi fan del trash e non conoscere alcuni dei nomi della lista. Alessandra Mussolini, l'ho conosciuta bene quando ha insultato Bello Figo Gu per la canzone, Non Pago Affitto. Fu lì che realizzai quanto mi stia sui coglioni, è veramente odiosa. Però non è male. Non è una delle più fighe della lista, ma credo che me la bomberei. E infine Chiara Ferragni, che non si chiama Chiara Ferfarfalle. Beh, il suo aspetto fisico mi piace, ci sta, quindi bomberei molto molto volentieri. Bene, siamo arrivati alla fine, o quasi, perché alla fine sono riuscito ad inserire qualche nome facile facile per me che seguo il wrestling, ed ecco Alexa Bliss. Beh, con Alexa Bliss ci farei del sesso violento, porca madonna, e come vedete, la cosa non è strana. Nel messaggio successivo mi sono chiesto come avesse trovato il nome, visto che Chiara non segue il wrestling, per cui ho intuito che avesse cercato lottatrici di wrestling su Google. Beh, il video termina qui. Ora, dopo aver visto queste fighe e aver realizzato che mentre io le bomberei, loro non lo farebbero, direi che è meglio prendersi le foto di tutte loro e andarsi a fare una sega della Madonna come il Dr. Clapis, che è nella stessa stanza di Sasha Grey. Ottimo direi. Figli di puttana, so suono lo tengo al collo. Sì, è così che si chiama. E poi sono bastardo con quel basso che ti entra in gola. Anche c'è nuova scuola, se la becca faceva gli occhi viola. Questa squarcia la faccia del primo stronzo che la viola. Siamo underground, facciamo quel cazzo che ci pare. Se non ti piaccio non mi supportare, va a cagare, non farmi pare. Io mi codo l'anonimato e ne prendo tutto.